Sensi, membro dell'ERF, dell'European Liberal Forum, oppure ti vuoi presentare da solo, dai. Membro dell'European Liberal Forum, ex segretario del Partito Radicale degli anni 70, persona di riferimento a livello europeo per i liberali. Ogni volta che si parla nel mondo ALDE dell'Italia viene in mente Giulio Ercolessi, e oltretutto autore di un bellissimo libro che mi ha insegnato molto, che si chiama Sfascismo Costituzionale, che parla della riforma costituzionale. Adesso un argomento che io non conoscevo e che ho imparato attraverso il libro di Giulio. Giulio, due parole. Troppo buono. No, io se siete d'accordo, io avevo preparato due cose da dire alla luce dell'esperienza che abbiamo avuto in questi anni a livello europeo con le organizzazioni letterarie nelle quali sono stato coinvolto negli ultimi anni. Io, se siete d'accordo, lo farei adesso questo intervento, perché credo che possa essere utile anche ai fini del dibattito successivo. L'ELF, come diceva Marco, è l'organizzazione che raccoglie i centri studi collegati all'ALDE. In Europa abbiamo ormai 40 membri, in Italia sono due, sono l'IMOV che rappresento io e la Fondazione Critica Liberale. Nel board dell'ELF siamo in 5, io ovviamente sono l'unico italiano, e abbiamo eventi di vario genere, seminari, facciamo pubblicazioni, corsi di formazione in tutti i paesi dell'Unione Europea, nonché nella cosiddetta zona del neighborhood, che sarebbe sostanzialmente l'Europa orientale e la costa sud del Mediterraneo. Il problema per noi è che credo ci sentiamo un po' tutti orfani, e chi da molti decenni, chi da qualche decennio, e tutti, o perlomeno molti di noi, hanno qualche tentazione di resuscitare le strutture e le prestigiose case che molti di noi hanno abitato nel passato, che si trattasse del vecchio Partito Liberale, del vecchio Partito Repubblicano, del Partito Radicale dell'epoca delle grandi battaglie civili degli anni 70, a cui, come diceva Marco, nella mia infanzia io ho partecipato. Io credo che nel diverso sistema politico che si è andato creando dopo Tangentopoli e nel corso dell'ultimo disgraziato ventennio, resuscitare quel che è stato nel passato, anche se e in quanto possiamo esservi fortemente affezionati dal punto di vista individuale, abbia scarsa possibilità di successo. Così come, a mio avviso, so che alcuni amici hanno cercato nel corso di questi vent'anni, o cercano tuttora, di accasarsi presso una delle due o tre organizzazioni principali esistenti oggi nella politica italiana, non ci potrebbe dare alcuna possibilità di far altro che di metterci agli ordini sostanzialmente o di personalità che ormai seguono l'idea dell'infausto ventennio berlusconiano di trovare un Gepensini che mette tutto quanto a posto, vecchia tradizione, vecchia tentazione della politica italiana del Novecento, oppure di avere una voce assolutamente marginale come quella che probabilmente quei liberali che sono ancora dentro Scelta Civica oggi stanno cercando di rappresentare. Io non voglio assolutamente dare giudizi né moralistici né d'altro genere su questi tentativi, ma non mi pare che siano in grado di impersonare oggi in Italia una qualunque posizione liberale. Io credo che ci siano quattro priorità che dovrebbero in qualche modo costituire il perimetro dell'attività di una possibile futura presenza liberale rinnovata in Italia. E poi magari dico due cose su che cosa intendo tendenzialmente per questo. Queste priorità dovrebbero essere: uno, un impegno fortemente e esplicitamente federalista europeo, che non significa genericamente europeista, che non significa soltanto opporsi
all'eurofobia, all'euroscetticismo, alla furia smantellatoria di gente che prima prende accordi unanimi del chiuso delle riunioni del Consiglio europeo con tutti gli altri e poi quando ha da assumere delle scelte conseguenti che magari sono impopolari dice e c'è l'Europa che ce lo impone. Cialtroni, perché sono cose che hanno tutti quanti unanimemente deciso e su cui si sono accordati all'interno del Consiglio europeo. La seconda priorità, io credo, che dovrebbe trovarci tutti d'accordo, è un programma di forte modernizzazione economica e civile del Paese. Le due cose insieme. Non si può volere la modernizzazione economica del Paese e al tempo stesso pensare di cavalcare una posizione intermedia fra il partito degli eredi, prevalentemente se non altro dei cattocomunisti di ieri, e quella dei neoclericali tradizionalisti antiliberali in cui larga parte si è impersonata la destra italiana degli ultimi vent'anni. Come ricordava prima Marco, in Europa l'ALDE è il partito più impegnato nella campagna per i diritti civili, per l'autodeterminazione degli individui in ogni campo, per l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge indipendentemente dalle proprie condizioni ascritte. Questo è qualcosa che ha segnato da sempre la storia del liberalismo europeo e non possiamo accettare di inserirci noi puramente e semplicemente nelle categorie che sono state impostate nell'ultimo ventennio di fango dalla politica dominante, perché questo è la grande tentazione che si potrebbe avere di mettersi sul continuum destra-sinistra. Si dice noi siamo più o meno una posizione che non è né con i conservatori o con i razionari da una parte né con i socialisti o con la sinistra tradizionale dall'altra, mettiamoci nel mezzo. Beh, oggi il continuum destra-sinistra non funziona puramente e semplicemente più. Essere federalisti europei oggi significa contrapporsi tanto a coloro che sono contrari alla federazione europea in nome del terzo mondismo quanto a coloro che sono contrari alla federazione europea in nome del sovranismo nazionalistico. Essere a favore della laicità delle istituzioni oggi e dei diritti civili conseguenti significa contrapporsi tanto ai neoclericali quanto a coloro che in nome del multiculturalismo ritengono che il laicismo e la laicità siano un inutile orpello ottocentesco. E d'altra parte la parola centro per molti anni in Italia è stato sinonimo puramente di essere democristiani. Allora noi non possiamo utilizzare puramente e semplicemente il continuum destra-sinistra per caratterizzare le nostre posizioni. Terzo punto, quindi federalismo europeo, modernizzazione economica e civile dell'Italia. Scusate ancora su questo punto, non entriamo in queste dispute assolutamente incomprensibili al di fuori del nostro piccolo mondo su Hayek e Keynes e von Mises eccetera eccetera eccetera, perché qui ci sono delle cose più concrete su cui possiamo con maggiore forza e con maggiore incisività intrattenerci. Qui sono cambiate le cose, sono cambiate tre cose in particolare negli ultimi decenni in Europa e nel mondo, che non consentono che le vecchie ricette siano ripetute. Queste tre cose sono le tecnologie, e dalla rivoluzione agricola del Neolitico che le tecnologie determinano i modi di produzione. È cambiata la demografia, il vecchio welfare che era una invenzione dei liberali progressisti britannici, non dei socialdemocratici, si basava su una piramide demografica che era capovolta rispetto a quella attuale. E si potevano fare poche cose per il campo medico perché le tecnologie erano diverse e le pensioni si dovevano pagare per un numero molto inferiore di anni perché c'erano molti più giovani a poterle pagare. E la geopolitica è cambiata, per cui oggi noi non possiamo pensare di tornare al sistema nel quale le sovranità nazionali erano tali per cui tu potevi all'interno di un particolare Stato sovrano determinare in autonomia la politica economica. Tra l'altro,
quando si diceva la sinistra occidentale che bisognava arrivare a una perequazione su scala globale e mondiale perché c'erano ingiustizie che gridavano vendetta al cielo e che ci sarebbe dovuta essere una perequazione. Beh, questo l'ha fatto la globalizzazione. Nessun programma di aiuti allo sviluppo avrebbe potuto aiutare così tanto lo sviluppo dei paesi del terzo mondo quanto ha fatto la globalizzazione. Non solo, ma la globalizzazione, creando interdipendenza, come era chiaro ai liberali fin dai tempi di Kant, è la migliore garanzia della pace nel mondo. La prima volta nella storia dell'umanità che sorge una nuova superpotenza globale come la Cina senza il rischio di una guerra globale con le superpotenze precedenti. Quindi l'interdipendenza creata dalla globalizzazione e la libertà dei commerci, come diceva Kant, come prima di Kant diceva Spinoza, è la principale garanzia anche della pace nel mondo. Quindi non è possibile riproporre le vecchie ricette, anche le vecchie ricette del liberalismo progressista, che non dobbiamo rinnegare come parte della storia del liberalismo europeo, in un momento in cui sono cambiate le tecnologie, la demografia e la geopolitica. Ma questa esigenza di modernizzare l'economia italiana e di liberalizzarla, oggi in Italia ha una più semplice ragione, ed è la corruzione. Qualunque aumento della discrezionalità della spesa pubblica in questo paese significa puramente e semplicemente un aumento della corruzione diffusa. È molto più chiaro, molto più rilevante anche per i nostri concittadini riuscire a capire che bisogna liberalizzare l'economia italiana perché maggiore è la spesa discrezionale nelle mani di questa classe politica e di questa burocrazia e maggiore sarà essenzialmente il tasso di corruzione, non il virtuoso sviluppo di un welfare come l'avevano pensato i liberali progressisti di 50 anni fa. Terzo punto, restaurare le regole del gioco, ripristinare i principi della democrazia liberale che sono stati distrutti. È stata distrutta l'idea stessa di che cosa sia il liberalismo in questo ventennio di fango. Abbiamo sentito il presidente, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi dire che avrebbe fatto un'accademia del pensiero liberale e dire che il primo professore che sarebbe stato incaricato di tenervi una lezione sarebbe stato il suo amico Vladimir. L'ha detto in una conferenza stampa pubblica, l'amico Vladimir è rimasto esterrefatto, non si sa se più compiaciuto o più sorpreso, perché tutto l'ex agente del KGB avrebbe pensato che gli si proponesse di fare nella storia, salvo che il presidente del Consiglio di quello che era tutto sommato uno dei più dei principali paesi dell'Occidente liberale gli proponesse di essere un docente di liberalismo nella sua accademia. E la laicità, che è lo strumento del liberalismo nel campo della gestione delle diversità in una società pluralista. Questo è un fatto determinante perché nella storia di tutte le tradizioni liberali italiane, di quella liberale, di quella repubblicana, di quella radicale, questo è stato ciò che ci ha caratterizzato, non solo rispetto al mondo cattolico tradizionalista, ma anche rispetto a un mondo socialista prima e comunista poi, che di queste cose si è lasciato trascinare, alla fine le ha anche fatte queste battaglie, ma non voleva assolutamente farlo. Ci sono degli ostacoli in questo progresso, scusate, cerco di fare prima possibile. Questi ostacoli sono la distruzione della cultura politica che c'è stata in questi vent'anni, che ha operato anche fra di noi, c'è poco da nasconderselo, perché un italiano che oggi abbia soltanto dai 40 anni in giù ha conosciuto soltanto questa politica e pensa che questa sia la normale politica di un paese occidentale. Tutta una serie di idee forza che sono oggi unanimemente fatte proprie dalle forze politiche maggiori. L'idea che ci deve essere un capataz che tutto decide, che la democrazia consiste sostanzialmente nell'eleggere un capataz, nel dargli le chiavi in mano e di consentirgli di fare tutto quello che vuole fino alla distruzione del paese. Questa è un'idea che si è fatta strada negli ultimi 20 o 30 anni e che ormai nessuno si accorge più che è una idea di democrazia diversa dalla democrazia liberale. Max Weber, che è stato il primo
ideatore di questo modello di democrazia la chiamava Führer Demokratie. Ha avuto la grazia di morire nel 1920 e di non sapere quali sviluppi questo avrebbe avuto. Ma oggi, e su questo vorrei finire, noi abbiamo altri due problemi grossi, che sono il costo della politica in Italia, che non si era capito a Bruxelles quando ci fu l'avventura delle elezioni politiche, delle elezioni europee di due anni fa. Il costo della politica in Italia è molto maggiore che in altri paesi a causa dell'alto costo di corruzione. E poi la interrelazione fra i media e la politica mainstream che esiste, rende molto più difficile per forze politiche che siano outsider rispetto al mondo della politica già esistente di farsi sentire, a meno che non siano esplosioni di populismo, perché quelle lì purtroppo nel nostro mondo nessuno le può frenare. E quindi a chi dobbiamo rivolgerci? Io penso che il nostro target ovvio sia quello di quella che un economista americano, Richard Florida, chiamava la nuova classe creativa. Sono quei giovani che hanno magari moltissimi titoli di studio e che non riescono a trovare in nessun modo la possibilità di far valere il proprio ingegno e di far valere la propria cultura, quello che hanno fatto, i propri meriti, eccetera. Scusate, forse è meglio che lasciamo perdere, bastava farlo all'inizio. Infine, concludo con questo. Nei social media abbiamo avuto nelle ultime settimane un dibattito abbastanza vivace che si è sviluppato attorno alla questione delle riforme costituzionali. È ovvio che questo sarà il principale momento politico dell'anno che si è appena aperto. Io credo che tutto questo dibattito sia viziato da questa distruzione del pensiero politico in generale, del pensiero politico liberale in particolare, che si è prodotta negli ultimi 20 anni, quando qualunque ciarlatano poteva dire di essere liberale e qualunque affermazione in questo senso veniva presa al valore facciale. Ricordo una agghiacciante trasmissione televisiva di Bruno Vespa, in cui un dibattito fra Berlusconi e Bertinotti era presentato come un dibattito fra il comunista e il liberale, liberale dei miei stivali. Tutte quelle idee forza che sono state alla base di questo ventennio di fango si stanno cristallizzando, secondo me, attorno a questo progetto di riforma costituzionale. Non siamo più neppure capaci di vedere quali sono le forze ispiratrici che stanno dietro a questo progetto, perché per 40 anni non si è parlato d'altro che di questo. Questa sostituzione della democrazia liberale con la democrazia plebiscitaria è sembrata quasi la normale evoluzione del sistema politico italiano, non soltanto, ma di tutti i sistemi politici europei, cosa che non è empiricamente il caso per chiunque conosca questo tipo di sistemi. Come diceva Marco, io ho scritto questo libretto che si chiama Sfascismo Costituzionale per cercare di spiegare come, da un punto di vista liberale, non dal punto di vista dei nostalgici delle vecchie culture politiche dominanti nella cosiddetta Prima Repubblica, questo sia un passo indietro di 70 anni. Non sono le norme che sono state considerate in questi decenni come ispirate da una cultura politica che oggi viene detta cattocomunista essere sotto pressione. Sono quelle norme di garanzia, di fondamento della tutela della garanzia costituzionale delle libertà individuali che i comunisti non volevano all'Assemblea Costituente, che oggi sono sotto attacco con questo. Non è la riforma del Senato, come eufemisticamente si sostiene. Questa, e con questo concludo, è una riforma che mette in causa la garanzia giuridica delle libertà liberali in Italia. Non nelle mani di quelli che le stanno proponendo, che sono soltanto degli sprovveduti apprendisti stregoni,
ma nelle mani di qualunque futura maggioranza, anche ciarlatanescamente populista, che potrà essere eletta nei prossimi decenni. Ci sono in questo paese, come in tutti i paesi, c'è sempre la possibilità che un paese impazzisca, che la maggioranza momentaneamente si dia a dei ciarlatani carismatici. Ebbene, questa possibilità si chiama tirannide della maggioranza nel linguaggio dei classici del liberalismo. È la più grande delle minoranze. Sì, però anche di questo argomento poi parleremo, perché ringrazio anche l'amico Palumbo, che è stato assolutamente una delle colonne di questo ripensamento che abbiamo avuto collettivamente su queste questioni, che è stato un senatore del vecchio Partito Liberale e il suo rappresentante nel Consiglio Superiore della Magistratura. Queste cose ho cercato di dirvi perché ritengo che si tratta di ricostruire tutto quanto. Quando ne discutiamo a livello europeo, queste cose sono scontate, ovvie, banali. In Italia purtroppo dopo questo ventennio di fango non lo sono più. Vi ringrazio, mi scuso moltissimo per il eccessivamente. Me l'aspettavo.